Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in questo nuovo episodio della guida base di City Skylines. Vi ricordo che questa è la guida al gioco base senza vanilla e senza nessun asset. Nelle guide precedenti abbiamo visto fino a portare la città ad avere 2000 abitanti, essere in equilibrio e iniziare a vedere le strade asfaltate e con una appropriata gerarchia. Andiamo adesso a guardare la nostra città. Arrivati a un certo punto, ricordate sempre che dovete sempre tenere sotto controllo la domanda. Fermiamo il gioco e andiamo a vedere. Andiamo a ragionare. Vedete che c'è la domanda residenziale bassissima, la domanda commerciale media e la domanda industriale molto alta. Cosa vuol dire? Andiamo a vedere nelle InfoViews. Iniziamo a guardarle sempre più spesso. Andiamo qua nell'omino, popolazione. Bene, e questa è una scheda che non abbiamo ancora visto. Nella popolazione troviamo che c'è un unemployment del 19%, una disoccupazione del 19%. Ci sono molti giovani, il 26%, molti ragazzini, molti giovani adulti, il 42% sono adulti e tantissimi sono senza lavoro. Senza lavoro vuol dire che dobbiamo allargare la zona industriale, ma attenzione, non facciamoci trovare impreparati. Adesso noi andremo a mettere la zona industriale. Vedrete che dopo poco questo valore scenderà e si alzerà piano piano quello residenziale. Quindi dobbiamo già avere in mente dove andare a zonare. Andremo ad allargare questa parte qua, ok? Quindi a mano che vedremo le industrie salire, andiamo qua. Prendiamo la zona industriale, se mettiamo il secchiellino col fill e andiamo a cliccare, andiamo a fare tutta questa zona, a noi va molto bene, aspettiamo che questa sia zonata per andare a cancellare anche questa qui, quindi andare poi a togliere questa parte, anzi la possiamo togliere già subito questa, ok, però andando a controllare l'elettricità, come vedete saremo in crisi, appena questa si riempie andremo in crisi, quindi cosa facciamo? Abbiamo già aumentato il budget, forse, andiamo a vedere, siamo già al 150, normalmente quando si arriva a 100 si va assolutamente a mettere un'altra centrale a carbone. La centrale, la nostra seconda e ultima centrale a carbone, l'andiamo a mettere, possiamo anche metterla un pochino distanziata, la mettiamo qua in fondo, la mettiamo qua. Bene, adesso no, andiamo a spostarla di 1 perché non si sa mai. Adesso sblocchiamo il gioco e la zona industriale va, siamo a 1. Nel frattempo che questa si popola, andiamo a zonare, andiamo a riprendere le nostre strade, non andiamo a fare un collegamento così, andiamo innanzitutto ad allungarlo. È assolutamente soggettivo, si può benissimo lasciare, per esempio possiamo lasciare 2, ok, andiamo ad allargarci così, andiamo a modificare la griglia così, andiamo a lasciarci tutta una bella parte centrale vuota e poi vedremo. Così possiamo anche farle distanziate queste. Facciamo distanziate, nel mezzo ci metteremo, non so, i parchi. Come vedete, io vado qui e ne lascio. Il cerchietto blu indica se io parto
in questa posizione, per esempio, come vedete, vado a coprire, faccio una 4 più 4, una 8 di larghezza. Se mi sposto un attimo, riesco benissimo a riuscire a lasciare due spazi. E per esempio facciamo così. In questo caso proviamo a metterne una qua. Ok? Guardiamo se basta. Ne aggiungeremo una in fondo anche probabilmente, ok? E come vedete si è abbassata quella industriale e si è alzata quella residenziale. Benissimo. In questa centrale per adesso lasciamo uno spazio. Non andiamo a mettere niente, andiamo a pensare. Lasciamoci un po' di tempo per pensare. Allora, qui ci possiamo mettere, selezioniamo il marquee e andiamo. Allora, andiamo a mettere qui un po' di zona commerciale. Bene, andiamo a zonare qui, poi tanto qua andiamo col tasto destro a cancellare. Qui non abbiamo la copertura, allora andiamo temporaneamente a zonare qua. Anzi, qui ci mettiamo un parco, ce ne mettiamo un altro che è al centro, ci mettiamo un altro bel parco così. E aspettiamo, e come vedete siamo riusciti a fare ponte. Bene, intanto che questo va, andiamo ad allungare, però in questo caso con la Small Industries. Fermiamo perché stiamo facendo abbastanza danni, cioè abbiamo tagliato qua l'acqua, vedete lo scarico. Ci possiamo benissimo fermare qui e andiamo a chiudere e a raggiungere un altro tipo di layout, per esempio. Ok, qui lo lasciamo, che così ci abbiamo un po' di spazio. Andiamo a zonare anche questo, così andiamo proprio ad azzerare. Allora andiamo a mettere a posto i danni che abbiamo causato. Ok, perfetto, e siamo al massimo qua. In questo caso mi sono dimenticato, andiamo a tirare giù e vediamo quanto va. Direi ancora parecchio, ma solo perché siamo taccagni, vogliamo guadagnare di più, perché potremmo benissimo lasciarla in alto. Lasciamola a 100, perfetto. L'acqua abbiamo raggiunto qua, dobbiamo aumentare la produzione dell'acqua. Quindi andiamo a prendere un'altra pompa, un'altra water tower, e andiamo a metterla da questa parte. Qui ci manca l'acqua, benissimo, come vedete. L'acqua potete metterla sia sotto alle strade, se volete un po' di realismo, quindi fare finta che l'acqua segua le strade, oppure metterla, come la sto mettendo io, molto molto opportunisticamente. Quindi, come vedete, le case stanno spawnando, stanno nascendo, l'industria sta nascendo pure qua, la popolazione aumenta, non abbiamo particolari problemi, ok? La spazzatura regge, la scuola non l'abbiamo ancora messa, sono tutti abbastanza felici.
la salute non l'abbiamo messa e così via. Ogni tanto andate a vedere, la disoccupazione è al 4%. Al 4% vuol dire che dobbiamo ancora mettere persone. Un valore giusto è tra il 6 e l'8, diciamo, più o meno. Andiamo ad aggiungere e andiamo a fare due belle strisce e qui lasciamo libero e ci metteremo un percorso, ci metteremo magari una zona, uno di questi percorsi che andremo a vedere in una delle prossime guide. Bene, con questo layout la nostra città aumenterà. Il nostro obiettivo adesso è piano piano mettere tutti i servizi e andare ad incrementare e raggiungere la prossima milestone, che sarà Boomtown. Con Boomtown possiamo anche, per esempio, mettere i primi trasporti e così via. Come vedete, i centri di riciclo, e se avete i nuovi e se avete anche, potete anche mettere le corsie bus, sì. 2003 2006, bene, questa è abbiamo visto in questo episodio come andare a guardare gli indicatori per andare ad espanderci in tranquillità, quindi senza essere particolarmente stressati da emettere le cose a caso. Io adesso potrei metterne delle altre case, però non mi andrebbero a essere sviluppate, si fermerebbero perché la domanda è bassa. Quindi andiamo a dargli, come vedete non vengono fuori tutte, vedete che si è fermato qua, adesso sta aumentando di nuovo. Ci sono questi cicli, però c'è un'indicazione, e qua comincia a esserci bisogno di crimine, quindi andiamo ad aspettare il Boomtown. Quanto siamo come traffico? Andiamo a vedere, senza togliere i semafori, siamo al 92% con un po' di rosso. Ma poi andremo a risolvere. 2005, ci manca ancora l'industria, come vedete, e qui andiamo. Eccola qua, Boomtown. Benissimo. Benissimo, abbiamo raggiunto 2600 Boomtown. Per adesso non abbiamo ancora sbloccato altre parti, anche se avremmo potuto, come vedete, comprare altri pezzi di terra. Le nostre finanze sono solidissime, siamo a più 3000, non abbiamo assolutamente problemi, il layout a griglia per adesso va. La prossima andremo a togliere un po' di traffico e andremo a vedere altre cose. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento, ditemi quali argomenti vorreste vedere nelle guide base. Poi piano piano andremo anche a realizzare anche le guide intermedie e le guide avanzate. Vi ricordo che queste guide sono fatte in collaborazione con Project Paradox Italia, i cui link li trovate qui sotto nei commenti, e così come trovate tutti i miei social ai quali vi potete iscrivere e potete chattare con me, potete darmi una mano nello sviluppare il canale. Vi ricordo che se volete partecipare attivamente potete anche abbonarvi e avrete accesso immediato a tutti gli episodi che carico su YouTube prima che vengano distribuiti pubblicamente a tutti quanti. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!